Ok, allora, ci siamo lasciati nella pausa. Vado, audio, ok, ci siamo lasciati nella pausa sulla slide del guidare di identità valori. Io su quella sezione lì, non mi voglio dilungare. Perché io mi aspetto che, avendo parlato di visione, di missione e di valori fondanti, queste cose già qualcuno me le ha raccontate, quindi non ve le racconto io. L'importante è che il processo di definizione di visione, missione e valori avvenga con delle modalità tali per cui i vostri collaboratori si sentano poi ingaggiati su visione, missione e valori. Perché se visione, missione e valori, come vi ho detto prima, sono frutto di una elucubrazione in solitario da parte del leader, da parte dell'imprenditore, da parte vostra, solo del singolo e non dell'intera azienda e non dell'intera associazione, allora lì c'è un problema. Si creano quei diversi livelli di visione, di missione, di valori che portano a tutta una serie di distonie all'interno del contesto in cui siete presenti. Ok, quindi adesso passiamo ad obiettivi aziendali e obiettivi personali. Qual è il vero problema? Cioè, noi abbiamo detto, ok, abbiamo un'identità, abbiamo una visione comune, la visione è stata fissata, sapete come farlo, ve l'hanno raccontato, sapete cos'è una mission, sapete chi va coinvolto nella vision della mission, perché non è solo i vostri dipendenti, ma sono anche i collaboratori, anche esterni, tutto ciò che vi può essere utile per creare valore, e quindi anche i fornitori. Perché se i fornitori, se voi non instaurate delle partnership di valore con i vostri fornitori, non create valore anche con i vostri fornitori, sicuramente non create valore verso i vostri clienti. Per quale motivo? Perché i fornitori vi manderanno la roba in ritardo, faranno poca attenzione a come ve la mandano, alla qualità eccetera, eccetera, e quindi vi troverete a servir male i vostri clienti. Quindi anche con i fornitori bisogna instaurare delle relazioni di valore, tanto quanto con i propri clienti. Lo stesso con i propri dipendenti, lo stesso con l'ambiente, quindi anche un'azienda che tende ad inquinare è un'azienda che tenderà a essere fuori mercato. Questo è molto importante dirselo. Detto ciò, ad un certo punto, una volta che gli obiettivi dell'azienda sono stati fissati, l'identità è stata definita, un conto è l'azienda, l'organismo azienda. E poi ci sono gli obiettivi personali di ciascuno di noi, ne parlavamo giusto anche ieri, no? Ok, io dico che la missione della scuola è quella dell'insegnamento, quindi l'insegnante deve vedersi in un determinato modo, deve fornire un certo servizio, la felicità del cittadino, prima parlavamo. Ok, quella è la missione della pubblica amministrazione. Il dipendente sì, okay, si deve ritrovare in quella visione lì, perché sa che nel momento in cui si rapporta con qualcun altro, sta dando felicità, sta fornendo, servendo felicità, sta consegnando l'opportunità di avere un bellissimo campo coltivato. Non un trattore, un bellissimo campo coltivato. E il sogno è quello lì. A meno che uno non si piace, non si visualizza, sta lì a sgommare su un trattore nella rotonda di Noicattolo, insomma, sono questione di gusti. Altro poi sono invece gli obiettivi personali. Ok, felicità del cliente, felicità del cittadino, pane da portare a casa. Detto proprio in modo brutale, brutale. Non sono esattamente la stessa cosa. Non sono esattamente la stessa cosa. Cioè, io faccio questo, però vedo che non. Cioè, ho capito, mi dici di essere così, però. Se gli obiettivi aziendali non riescono, in certo qual modo, non dico ad includere al 100%, ma a prendere buona parte anche dei tuoi obiettivi personali, beh, allora lì c'è qualcosa che sicuramente non va. Perché
c'è qualcosa che sicuramente non va. Chi è in quel famoso 30% che ci siamo detti prima? Qual è il suo obiettivo personale? Cioè il suo vero obiettivo? Ma vero vero qual è? Non so, boh, bisogna capire, bisogna chiederglielo, bisogna chiederlo. È quello di fare carriera? È quello di avere l'opportunità tra 5 anni di crearsi una propria realtà aziendale? Boh, forse non te lo dirà mai, forse se è il secondo, perché uno pensa di entrare in concorso. Però bisogna capire che aspettative uno può avere, perché se no altrimenti avete in azienda sicuramente un problema. Il fatto di dirsi dovete trovare l'obiettivo comune, tutto il gruppo deve andare verso l'obiettivo comune, dovete agire per raggiungere l'obiettivo comune, sicuramente c'è da sacrificare qualcosa di proprio per raggiungere l'obiettivo comune, poi c'è quella parte nostra, tutta nostra, che con l'obiettivo comune del gruppo non c'entra assolutamente nulla. Ed è quella parte che poi alla fine ci fa stare realmente bene. E se quella parte noi non riusciamo a metterla in una situazione tale da stare realmente bene, noi non abbiamo obiettivo comune. Ciao. 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 È così. È così. Cioè se l'obiettivo personale, tornando al discorso di ieri, Mimmo, è quello di io voglio stare a casa con la mia famiglia, però l'obiettivo dell'azienda è quello di andare in Russia, e tu che sei un commerciale devi andare in Russia, allora o lì trovi, si trova il modo che la cosa la si possa inglobare all'interno del percorso, che ci possa essere una qualche forma di interazione, di agevolazione, chiamala come vuoi, se no altrimenti è inevitabile. Tu non si riesce a soddisfare entrambi gli obiettivi. A un certo punto verrai chiamato a decidere quale dei due soddisfare. Portarli avanti entrambi, farà sì che tu non riuscirai a raggiungere nessuno dei due. Cioè io voglio andare in Russia, devi stare lì almeno 20 giorni di continuo. Poi ti fai una settimana a casa, poi stai altri 20 giorni di continuo, ti fai una settimana a casa. È accettabile per te? È accettabile. Boh, allora il tema finisce lì. L'obiettivo aziendale, c'è una compensation, c'è una remunerazione, ho degli obiettivi, ti vengono pagati, parli con la moglie, guarda, con questi soldi qua, io mi sentirò più gratificato, è una promozione, quindi è il tuo obiettivo, l'aspirazione, non la Russia, è la promozione, eccetera, eccetera. Con quei soldi là, anche il tuo forte perché, ricordate, io abbiamo anche di forte perché, riusciremo ad andare poi in vacanza alle Seychelles tutti quanti. Vado lì, però voglio stare anche di qua. Che significa? Che non sto 20 giorni di seguito. Parto il lunedì sera, torno, riprendo l'aereo il venerdì mattina. E questo ogni settimana. Quanti giorni sto effettivamente lì? 2 giorni e mezzo, per via di spostamenti vari. Ho modo e tempo di curarmi le relazioni con i miei clienti, in un mercato nuovo significa anche stare sabato, domenica e portarsi a cena, portarsi al campo da golf, portarsi a tennis, portarsi dove volete voi, che in Russia effettivamente è dove volete voi, siamo in streaming, non posso. C'è gente che è stata mandata in Russia con l'obiettivo di sviluppare il mercato russo. Era gente che partiva il martedì mattina, e il venerdì mattina riprendeva l'aereo per tornarsene a casa. Il mercato russo non l'ha sviluppato. Vita familiare? Bah, teso, perché stai sempre lì, e mo' che devo partire, e mo' che devo andare, e mo' che di qua, e mo' che di là. Vita familiare, che alla fine che vuoi? È cambiata tanto, cioè sì, questo compromesso ha portato a dei veri benefici nella vita familiare, delle compensazioni, no, vi posso assicurare di no. Perché molto spesso non è quel giorno e mezzo in più, è il modo in cui si vive. Anche una sola giornata, anche quella mezza giornata a volte fa la differenza. Però se tu quella giornata lì arrivi il venerdì sera stanco, sabato non ne vuoi sapere un cazzo per nessuno, sono stanco, dai ragazzi, cioè tutto il giorno, tutta la settimana che sto in viaggio, incontro persone, quella, fammi stare qui, no, ma abbiamo uscito con gli amici, certo. Uff, dai, fammi stare a casa seduto sul divano, che voglio almeno stare una serata rilassato. La domenica stai già lì
camicie le ha stirate? Le mutande le ha messe a lavare? Sono pronte? Cioè, cazzo, senza mutande fa partire. Devo andare ogni volta a fare la spesa per le mutande. Questo è accettabile? Boh. Non ci sono risposte. Però sono, vi sto raccontando gag. Anche personali. No, succede così. Succede così. Succede anche così. C'è proprio da fare. Succede anche così. Succede anche così. Perché purtroppo vai, corri, stai, poi l'altro sta di là. Ci sono delle situazioni in cui, ad esempio, perché mia moglie è correttamente impegnata a fare altro, io il lunedì mattina quando arrivo all'aeroporto mi compro le camicie per la settimana. Perché non c'è stato tempo per lavarle, per sistemarle durante, perché il tempo era cattivo, eccetera, eccetera. Poi non c'è stato tempo per sistemarle. Domenica sera a volte metto lì a stilarle. A me ci ho preso pure gusto e mi diverto pure. Anzi, vado lì, mi sono comprato pure lo spray là, con stile a mira, come si chiama lui, per eccetera, eccetera. Lo faccio da solo, meglio, anzi, mi piace. La valigia me la sono sempre fatta io da solo. Guai a chi mi tocca la valigia. Ma guai, guai. Sino a tempo dell'università. Vuol dire, off limits, this is my kingdom, questo è il mio regno, non voglio avere nessuno. Infatti, il mio è un disordine organizzato, il mio, volutamente organizzato. Però molto spesso non è così. E questo è importante. Quando voi date degli obiettivi all'interno di un'associazione, all'interno di un'azienda, dovete essere sicuri che l'obiettivo che per me diventa un obiettivo esterno, tu me lo stai dando, l'abbiamo anche condiviso, però questo obiettivo che in un certo modo è frutto delle interazioni con qualcuno, con qualcun altro che non sono io, non è frutto di un mio dialogo interiore, alla fine è l'interazione con qualcun altro. Se è più profonda meglio è, perché a quel punto lì ovviamente uno si sente più motivato, si sente anche partecipe della definizione dell'obiettivo, anziché essere calato dall'alto. Però se questo qua io non me lo sento mio, non me lo sento fino in fondo, perché alla fine vedo che non mi porta a soddisfare i miei obiettivi personali. Andare in Russia per prendere lo stesso stipendio che prendo in Italia è accettabile? No, ma perché non è accettabile? Non per lo stipendio fine a se stesso. Perché uno pensa, associa il percorso andare in Russia come un percorso di carriera, come un percorso di apprendimento, di formazione. Allora, se alla fine io vedo che l'andare in Russia significa delta soldi zero, delta responsabilità zero, beh, a questo punto io incomincio già a cercarmi un altro lavoro. Incomincio a cercarmi già un altro lavoro. Se non metto il mio dipendente, il mio collaboratore, nelle condizioni di provare ad incastrare le due tipologie di obiettivi. E c'è poco da fare. Ecco perché è molto importante, se parliamo poi di tematiche aziendali, visto che ci muoviamo, parliamo di percorso e key management, che la definizione degli obiettivi avvenga all'interno di un processo di pianificazione quanto più collaborativo possibile, specialmente se parliamo di piccole e medie realtà. Certo, se parliamo di grandi realtà, allora lì divento forse un po' più complicatuccio da gestire, perlomeno a capire anche dove fermarsi come livello di interazione. Ma nelle piccole e medie realtà, la condivisione del sogno, quindi l'accettazione anche da parte dei terzi, se il sogno è già in essere, del tuo sogno di imprenditore, degli obiettivi dell'azienda, eccetera, eccetera. Se passa con un profondo processo di interazione è sicuramente meglio, perché le persone poi lo sentono proprio. E diventa il riscontro, lasciatemi dire. Cioè, ancora il conto finale, il vero timbro rispetto all'accettazione dell'identità e dei valori che tu puoi raccontare, tu puoi avere come azienda una bellissima identità, dei bellissimi valori, bellissimi. Vai a lavorare in Apple, cavolo, lavoro in Apple. Però se lavorare in Apple significa che ti mandano nello Zimbabwe
a sviluppare il mercato dello Zimbabwe, lì a quel punto lì non c'è comunanza di, non c'è molto, come dire, lasciami dire, se te non trovo andare allo Zimbabwe perché lo consideri pericoloso, eccetera, eccetera, non c'è poco da fare, lavorerai pure in Apple, ma dici no, no, grazie. Ci sono tanti casi in cui uno riceve un'offerta di lavoro da un'azienda prestigiosa, però l'offerta implica determinate scelte e uno le rifiuta. E uno le rifiuta. Capita spesso, capita spessissimo questo, eh? Capita spessissimo che offerte vengono rifiutate perché ci si rende conto che vuoi per la famiglia, vuoi per una cosa, vuoi per la posizione, vuoi per altro, gli obiettivi miei non sono quelli dell'azienda. Boh, c'è poco da fare. Se si riesce a dire vado a lavorare in Apple, figo. E faccio anche un qualcosa che mi aiuta a raggiungere i miei obiettivi personali, oltre che a contribuire a quelli aziendali, è logico che ci vado con un piglio, con un'aria decisamente, migliore. Riesco a spingere molto di più, perché so che spingendo di più riesco anche a raggiungere più velocemente cosa? I miei obiettivi personali. I miei obiettivi personali. Quando io sono entrato nella mia azienda, nell'azienda in cui lavoravo prima, chiedo scusa, ovviamente l'azienda, è una multinazionale americana nel mondo della consulenza, ha i suoi core values, si va sul sito, se li leggi, la sua mission, eccetera, eccetera. Mi piaceva il contesto, il dinamismo. Ho fatto miei i core values, i valori core, no? I valori fondanti di questa azienda. Ovviamente interpretandoli anche a modo mio, perché sennò si rischia di diventare come tipo degli automi, tutti quanti AUG, sì signore, non funziona così, non può funzionare così. Bisogna sempre interpretarli in modo personale, farli veramente propri. Però non è che me l'ho fermato lì, non è che l'ho fermato alla high performance delivered. Noi diamo rendiamo possibili degli alti livelli di performance ai nostri clienti. Ok, quello è l'obiettivo dell'azienda. Il mio qual è? Il mio era quello di diventare dirigente in 5 anni. Diventare dirigente in 5 anni, perché c'erano dei percorsi di carriera che rendevano possibile diventare dirigente in 5 anni. Allora, come si sono incastrati i due? Si sono incastrati ovviamente con il fatto che mi impegnavo nei progetti a consegnare, a dare il livello di performance quanto più alto possibile mio, affinché il cliente avesse il suo alto livello di performance nei nuovi processi della nuova organizzazione, e questo perché tutto ciò dava soddisfazione al cliente, creava valore per il cliente, significa che creavo valore per l'azienda con cui lavoravo, e quindi di conseguenza l'azienda mi riconosceva questo impegno, questo creare valore, mi dava la possibilità di raggiungere il mio obiettivo, diventare dirigente in 5 anni. Se stessa azienda, stessa identità, stessa visione, stessi valori, stessi obiettivi, crescere a doppia cifra, eccetera, eccetera, io mi accorgo che, come quelle domande messe all'inizio, ti arriva il collaboratore, bravissimo, è bravissimo, solo che non riesce ad essere promosso perché si fanno dei ranking a livello nazionale. Non solo devi essere bravo, ma devi essere pure bravo a livello nazionale, perché si vede pure nei gruppi tra pari chi è il più bravo in quel gruppo lì. Lui è bravissimo, però non riesce ad essere promosso perché le condizioni di mercato ti dicono che per quella fascia lì può essere promosso solo una persona, perché non ci sono le condizioni di mercato per promuoverne di più. Perché se ci fossero più progetti ci sarebbero state pure più promozioni. Però il contesto è quello lì. Solo una promozione. E questo dice: senti, guarda, neanche quest'anno sono stato promosso, te lo voglio dire, ciao, me ne vado. Tu che gli dici a quello lì? L'azienda ha i suoi obiettivi. Cresce a doppio digit, a doppia percentuale sul mercato. Però se a un certo punto quel doppio digit non porta la persona a un avanzamento di carriera, ad un apprendere di più, ad avere più soldi, ad essere più felice, ad essere più sereno, questo non viene veicolato attraverso l'azienda. Quello fa cascare la penna. Quella persona lì fa cascare la penna. Cioè la penna che hai in mano, boh, gli casca. Perché
sta lì. E poi diventa difficile gestire quelle persone lì. Perché intanto ovviamente non le puoi licenziare, perché non è che si mettono in una situazione poi di aperto conflitto. Sono quelle situazioni in cui siamo tra il 50 e il 20%, che sono quelli praticamente che fanno il 50 è quelli che fanno ciò che va fatto, poi ci sono quelli che fanno apparentemente ciò che va fatto, ma che non fanno manco quello, e però non si mettono neanche in una situazione di non parlano male, non stanno, non si assentono dal lavoro, stanno lì. No, non te lo dico, no, il non ti interessa a me sta nel 20%. Questi no, questo non te lo dico neanche. Stanno lì. Stanno lì. E qui devi gestire. E però come fai a recuperare un rapporto in cui tu vedi che questa persona che si impegna, che dà tanto, eccetera, eccetera, vede l'azienda che va in una certa direzione, altre persone accanto a lui che vanno verso l'alto, anche se eccetera, eccetera, è lui che sta fermo. E bravo. In quei casi là, se l'azienda non riconosce, se tu poi come leader ti rivolgi verso l'azienda, rappresenti il tema e l'azienda ad esempio non riconosce neanche un incremento di stipendio, tu quello che puoi fare è dire, se vuoi il bene di quella persona, dici guarda, incomincia a guardarti attorno. Perché ci sono anche delle dinamiche di up, cioè vai su, or out, cioè vai fuori. Perché guarda, bravo quanto vuoi, ma prendi atto della realtà. Attenzione, non vieni promosso, ti do la compensation, ok, vieni promosso, ok, ti do un po' di soldi. Negli ambienti fortemente dinamici, perché già sulla pubblica amministrazione è già diverso, però nel privato, più strutturato, dove c'è più spinta, dove si viaggia appunto, adesso meno, però ai miei tempi si viaggiava con la prospettiva di diventare dirigente in 5 anni, la compensation, cioè il denaro, può tamponare un anno, ma non il secondo. Ma non il secondo, perché qual è io, quale obiettivo vi ho detto? Qual è il mio obiettivo? Non ho menzionato soldi. Ho menzionato soldi? Perché ci sono alcuni obiettivi che sono ancora più grandi rispetto al tema soldi, ma grandi non perché sono fuori dai soldi, ma che inglobano e portano quello e altro. Perché fra domani, quando tu racconterai ai tuoi parenti, tuo figlio che fa, no, mio figlio è un dirigente, come ti sentirà a dire mio figlio è un dirigente? Cazzo? E tuo figlio idem, ovviamente. Quando tornerà da New York qui a Nuoro Catoro, Sì, no, ma diciamo che l'obiettivo suo è legato sia alla promozione, ma è anche legato anche al fatto che poi si è più creditizio, no, non è discorso. Aspetta, solo un secondo. Sì, perché stava. Poi ti rispondo. Licenziando più che dare premi e quant'altro. È un po' troppo teorico questo discorso nella situazione attuale dell'Italia. Allora, come ti gestisci un'azienda in crisi? E quello è il tema. O come un dipendente può essere motivato a lavorare in un'azienda in crisi? O come tu puoi trovare lavoro in un contesto di crisi? Qual è la domanda? Cerca di essere più specifico. Diventa un altro corso. Allora, il discorso è questo qua. Intanto, tu vuoi trovare lavoro? Dove lo vuoi trovare lavoro? Qual è il tuo obiettivo? Trovare lavoro, essere serena, lavorare in Puglia? Qual è il tuo obiettivo?
No, tu fai finta di essere disoccupata. No, no, non esistono situazioni generiche, esistono situazioni personali. Poi il generico lasciamolo a Renzi. Situazioni personali, fai finta di essere disoccupata, ok? Che non hai lavoro. Tu oggi non hai lavoro, oppure lo stai per perdere, cosa vuoi fare? Qual è il tuo obiettivo? Lo stai per perdere. Tu sei nell'azienda del calzaturiero, sono arrivati i cinesi, la tua azienda non ha saputo evolversi. Sei fuori mercato. Prendi atto della realtà intanto, sei fuori mercato. Cassa integrazione ti sta facendo perdere solo tempo, ti sta facendo perdere. Cosa vuoi fare della tua vita? Questa è la prima domanda, non rispondo, perché questa è la prima domanda che devi fare, che ti devi fare. Cosa vuoi fare della tua vita? Se la tua azienda è un'azienda in crisi e sta andando verso la chiusura, boh, non esistono più obiettivi aziendali. Non esistono obiettivi aziendali. Occhio alla cassa integrazione, è una droga, t'ammazza. T'ammazza psicologicamente la cassa integrazione. La cassa integrazione straordinaria ti crea, è peggio dell'LSD, ti crea situazioni di allucinazioni, ti crea. Attenzione, poi perché sono soldi che fanno bene perché c'è la famiglia da portare avanti, c'è un mutuo da pagare, eccetera, eccetera. Però in termini di obiettivi, stimoli, cazzo, ho una situazione difficile, devo recuperarla, t'ammazzano, perché uno dice, vabbè, per 2 anni non ce lo fa un cazzo. E poi, quando ti presenti sul mercato, in cui, che dici sul curriculum? Per 2 anni ho preso cassa integrazione. Allora, quindi, la vera domanda qual è? Qual è il tuo obiettivo? La tua azienda è nel calzaturiero, ha chiuso. Qual è il tuo obiettivo? Il tuo obiettivo qual è? Lavorare? Sostenere la famiglia? Benessere? Ok, fatti la domanda, come si diceva ieri, conosci te stesso, sei una persona che è specializzata in quel settore, pensi di avere competenze distintive? Sì? Ok. Il calzaturiero va male? Vero. Ma dove va male? Quale calzaturiero va male? In quale settore va male? Nelle Marche va bene. Nel Veneto va bene. In Toscana va bene. Ma io voglio stare vicino a casa. Allora non ha capito un cazzo. Ahimè, è così. Non ci raccontiamo balle motivazionali, pseudomotivazionali, / psicopsichiatriche. La realtà è questa. Tu sei un operaio specializzato del calzaturiero che è stato espulso dall'azienda perché ha chiuso. Non c'è più obiettivo aziendale che deve andare lì a ricercarsi con l'obiettivo personale. No, a questo punto l'obiettivo aziendale è solo il tuo obiettivo personale, quello di ricollocarti sul mercato del lavoro, di essere in una situazione quindi nuovamente fluido, nuovamente di benessere. Cioè, tu hai delle competenze distintive. Se tu sei bravo a vendere trattori e vedi che qui a Noicattolo il settore della meccanica non va, che fai? Intanto vedi, guardi a Bari, vedi se nel Barese dove c'è la meccatronica più sviluppata e ti sposti su Bari. Calzaturiero, ahimè, prendi le valigie e vai nelle Marche. Prendi le valigie, vai in Toscana. Prendi le valigie e vai nel Veneto. Nel calzaturiero nessuno investe. Non è vero. Louis Vuitton sta creando delle aziende in Italia, in Veneto. Una già creata in Veneto e l'altra la sta creando in Toscana. Non è vero che in tutti i settori non si investe. E quindi uno deve mettersi in gioco. Deve mettersi in gioco sempre e comunque. Ieri si diceva che gli obiettivi che uno ha, gli obiettivi personali, nel tempo cambiano continuamente, cambiano in base al contesto. Oggi lavori in un'azienda che è florida, domani quell'azienda non lo sarà più. E a quel punto lì devi rimetterti in gioco. Però devi avere chiaro dove vuoi andare, perché come dicevo ieri, non c'è buono o cattivo vento per chi non sa dove portare la propria barca. Oggi tante persone stanno lì e dicono non c'è lavoro. Ma tu che lavoro vuoi fare? Qualunque lavoro, non lo troverai mai. Non c'è nessun lavoro che si chiama qualunque. Quale lavoro vuoi fare? Dice, ma in Italia, bene, che vogliamo fare? Allora che ci siamo detti, dove ce ne andiamo noi due? Ah? In Svizzera. Che dobbiamo imparare? Parte italiana, andiamo sul facile o ce ne andiamo sulla parte tedesca? O francese, no, inglese no, lì, o ladino o francese, inglese, francese, ci andiamo a Ginevra, ce ne andiamo? Sul lago? Noi ce ne andiamo a Ginevra sul lago. E che bisogna fare? Significa che bisogna ovviamente imparare il francese. Hai 50 anni,
cazzo, prendiamo il caso più serio. Hai 50 anni, sei stato espulso dalla tua azienda. Quelle sono le situazioni molto complicate, molto, molto complicate da gestire. Non un giovane che non trova lavoro. Un giovane che non trova lavoro perché ha paura di prendere le valigie, ha paura di mettersi in discussione. In Arabia Saudita trovi lavoro quanto vuoi. Nel Far East trovi lavoro quanto vuoi. Negli Stati Uniti trovi lavoro quanto vuoi. Sono tutti i paesi che stanno crescendo alla grande in questo momento qui. In Canada, in Australia pare che sia la terra di Bengodi per come la raccontano. No, però voglio stare con la mamma. Tu ciuccio. Per cui, allora, il vero problema, sai dov'è? È sui casi limite, tipo il cinquantenne che ha perso lavoro, è lì è un po' un problemuccio, perché se il cinquantenne che ha perso lavoro è una persona che nel frattempo si è costruita un'identità sua, esperienza, spessore, ha qualcosa da rivendere fuori, e allora prova a trovare dei meccanismi per rivendersi fuori. Se il cinquantenne fa parte di quel 50%/20% che ha vivacchiato durante la sua vita lavorativa e non ha mai sentito un minimo di propulsione, vuoi per colpa sua, vuoi perché ha avuto un capo che non ha mai avuto testa di pizza, che non l'ha mai spinto più di tanto, beh, allora lì diventa un po' un problema. Lì effettivamente, come dire, risposte, lì bisogna veramente vedere caso per caso. Lì sono d'accordo anche con un'agevolazione di natura anche normativa di un certo tipo, ma con certe modalità, dove secondo me in alcuni casi per un dipendente nel corso della sua vita lavorativa gli andrebbe sempre fatto una qualche lezione sulle dinamiche di business, su come funziona l'azienda. Cioè in quel caso lì ad una persona che viene portata fuori dal mercato del lavoro, io sarei più dell'idea, anziché di provare lì a sostenere con un incentivo che chissà dove va, quanto va e dove porta, più a capire se ci sono le motivazioni perché questa persona qui provi a fare insieme agli altre persone che vengono espulse insieme dall'azienda una qualche realtà sua. Però attenzione, raccontandogliela bene, cioè, o meglio, rappresentandogliela bene, perché quello che si vuol dare a quel punto al cinquantenne espulso dalla vita lavorativa è la possibilità di continuare quel sogno interrotto, a questo punto non come dipendente, ma con una veste sua, con la sua giacchetta. E questo cosa significa? Significa che quel sogno lì, se lui è bravo a questo punto, e quindi non fa le scarpe con le automatiche che si staccano, li fa di qualità, perché lui è un artigiano, riesce a cucirli a mano, sono scarpe che si vendono a Milano a 300-400 euro il paio, quelle lì. Riesce a dare anche una prospettiva anche ai propri figli, alla propria famiglia. Vedi che cambia completamente la cosa. Cioè a questo punto è cambiata la posizione, è cambiato il sogno, è cambiato l'obiettivo, diventa ancora più grande. Quelle sono delle situazioni però ovviamente limite che vanno capite bene come agire, quando agire. Se si può agire con la mobilità in uscita, con i prepensionamenti, e qualcuno accetta, per carità, può andare bene detto anche così, però parlare di situazioni di quarantenni con cassa integrazione che durano una vita, non gli state facendo del bene, ecco, non stanno ricevendo del bene, è come se uno si sentisse male e gli venisse dato in ospedale quelle palline di oppio perché i dolori, i crampi si allentino. Ma è così, il problema è che la malattia sta andando avanti. Qual è la malattia? La malattia è che lui sta perdendo nel tempo competenze, sta degradando sempre verso il basso, perché in quei 2-3 anni, in quei 2 anni di cassa integrazione, in quei 3-4 anni, eccetera, eccetera, poi nel frattempo si troverà a interrogarsi su chi è lui. Dice: io sono un tecnico informatico, venivo da una grande azienda informatica che ha espulso delle persone, nel frattempo sono stato 2-3 anni in cassa integrazione, ho fatto qualche lavoretto con mio amico, così mi intascavo i 50 euro sotto banco, nel frattempo la tecnologia è cambiata. E quei 3 anni lo hanno narcotizzato. Lui a un certo punto si è svegliato in un mondo completamente diverso rispetto a quello di prima.
Non so se ti ho risposto. No, sono più chiaro. Sono situazioni particolari. Ecco, in tutto ciò, grazie per la domanda, perché mi viene anche da dire anche un'altra cosa, grazie a lei. La coerenza. Mi sono trovato in situazioni in cui l'azienda stava per andare a gamba all'aria e il presidente si presentava in Bentley in azienda. Si presentava in Bentley. Allora, quello è un caso in cui, cioè, tu hai un'azienda in difficoltà e stai chiedendo, e ogni tanto cominci a licenziare i dipendenti, stai chiedendo ai dipendenti di stringersi la cinghia, a quel punto lì, qual è l'obiettivo? È sopravvivere tutti alla fine in quel caso lì, no? Cercare l'obiettivo ovviamente è far salvare l'azienda. In quel caso lì, quello che devi dire al tuo venditore è, ragazzi, qui la situazione è che o salviamo la baracca o crolliamo tutti. Però a quel punto lì, il crolliamo tutti? O il sacrificio tutti deve essere veramente per tutti, non che tu ti presenti in Bentley da 300.000 euro in azienda. Che ogni volta che si presentava e noi avevamo degli incontri all'interno dell'azienda per discutere sulla rivisitazione dei processi dell'organizzazione, cioè avremmo fatto benissimo tranquillamente a farci un giro al parco quel giorno lì, a parlare di altro, a parlare di calcio, perché la gente pensava alla Bentley del capo. Ma guarda, sto tipo che si presenta a noi, chiede sacrifici, sta licenziando, sta riducendo le sedi e quello va in giro in Bentley. Quello è un messaggio molto importante da dare da parte del dirigente. Se c'è una difficoltà, la difficoltà è per tutti. Non che ti compri la macchina nuova nel frattempo. Dice, ma è deducibile, ma chi se ne frega? Non è discorso della deducibilità della Mercedes. Non è quello il tema, ho capito che è deducibile. È il messaggio che arriva, bravo, è il messaggio che arriva. Eh? No, ma non ti dico non ti dico come lo definivano perché siamo in diretta streaming, no, no, no. Però no. Ok, secondo voi quali sono gli obiettivi personali, i tipici obiettivi personali? Abbiamo parlato di obiettivi aziendali, quali sono secondo voi i tipici obiettivi personali dei vostri? Dai, uno è stare bene con la famiglia, quindi l'altro può essere i figli, famiglia, figli, crescita professionale, guadagnare di più, sentirsi apprezzato dall'azienda e anche fuori dall'azienda. Perfetto, rispetto delle regole, reciproco e delle regole. Stipendio a fine mese, santo paganino. 27. Tutto giusto, va bene, sì. Ognuno ha i suoi obiettivi. Ognuno ha i suoi obiettivi. Ognuno ha i suoi obiettivi. Quello che vi chiedo, perché qui ripeto, siamo nel campo del lavoro sartoriale, ricordatevi sempre che siamo in sartoria, non esistono ricette, diffidare dal. Le 7 regole per motivare i vostri dipendenti. Buonanotte, cazzo, se arrivate a 6 o arrivate all'8ª siete andati in confusione, cioè non mi tornano i conti. Ok? Qui è un lavoro sartoriale, la motivazione dei propri collaboratori. Questa roba qui, dovete, i leader devono comprenderla. Devono comprenderla. Maria Regina deve comprendere gli obiettivi personali delle sue dirette persone. Tu devi comprendere gli obiettivi personali dei tuoi 8 collaboratori. Lei si deve interessare, forse, dipende, non è detto. Non dico gli obiettivi personali dei singoli tuoi 8 collaboratori, ma comunque al mood, al clima aziendale. Domenico, tutto a posto lì? Va tutto bene? Le persone che dicono. Ma che vorrebbero fare? Abbiamo assunto quello. Che vorrebbe fare? Abbiamo capito fino in fondo. Oppure quello lì, ho visto che le vendite lì sono incalando. Cioè, non è che gli facciamo fare semplicemente fare una telefonata in più. Proviamo pure a capire, ok? Perché se vediamo che il trend incomincia ad essere costante, allora c'è qualche campanello d'allarme. Bisogna stare attenti, bisogna capire.
se gli obiettivi personali stanno interferendo o gli obiettivi aziendali stanno andando in distonia rispetto a quelli personali. C'è qualcosa che non va, sostanzialmente. Qual è la cosa che non va? Perché uno ti può dire, guarda, non sto riuscendo più a chiudere una vendita. Quello è, ad esempio, un caso di perfetta sovrapposizione di obiettivi personali e di obiettivi aziendali. Cioè lui praticamente ha, lui ormai sente che ha l'obiettivo di dare vendite, di voler chiudere vendite. Poi dice, non sto riuscendo più a chiudere una vendita. Cioè, non ha detto che abbia un malessere a casa, non ha detto che i figli si droghino, non ha detto che quello che è. Non riesce a chiudere una vendita. Perché? Perché non riesce a chiudere una vendita? E lui dice, ho paura di, penso di, non lo so, come se non avessi più fiducia. Allora, tutte tematiche che possono essere apparentemente di business, voi come leader dovete stare attenti che qui si sta scendendo invece di un livello, si sta andando un po' più giù, si sta scavando ancora, ancora più sotto. C'è una dimensione personale che è funzionale al business e che non sta andando. Non ho fiducia in me stesso, non è business, è persona fisica, è mente. Questo è molto importante. Quindi quello che vi ho detto è tutto quanto giusto, è tutto giustissimo. A questo punto, qualunque sia l'obiettivo, le azioni che si possono intraprendere possono essere delle azioni tangibili o delle azioni intangibili. Allora, le azioni tangibili sono, ad esempio, denaro. Tangibile? Un'altra tangibile? Denaro è tangibile. Prendo soldi. È un'azione per tenere, per far sì che obiettivi personali e obiettivi aziendali vadano assieme, che sia uno funzionale all'altro. Uno può essere il denaro, cioè lo stipendio, la remunerazione. Un'altra azione che può portare avanti? Tangibile, tangibile, che si tocchi. La promozione, quindi carriera. Poi? Benefit. Sapete cosa sono i benefit, no? Quindi io do il telefonino aziendale anziché la macchina, anziché il computer. Denaro, carriera, benefit. Siamo nell'intangibile, ovviamente va cos'altro, ci possiamo pure fermare qua. Insomma, questi sono i tre grossi tocchettoni, no? della parte tangibile. Cioè, volendo ci potremmo metterci anche, però qui entriamo, come dire, è un di cui dei benefit il fatto che gli facciamo fare ad esempio qualche viaggio, che facciamo qualche vacanza un po' particolare. Questa però rientra, come dire, il tema, diciamo, sì, è un caso un po' particolare, perché mentre il benefit è legato tendenzialmente ad un ruolo, quindi se tu raggiungi quel ruolo o ricopri quel ruolo hai quel benefit, la vacanza o la riunione al golf club eccetera eccetera è un po' un misto, è a cavallo tra il tangibile e l'intangibile, e però è legato più che altro a dei momenti particolari, perché tu ovviamente la vacanza la fai fare al collaboratore con famiglia se raggiungi determinati obiettivi, oppure porti tutta quanta l'azienda nel golf club se ovviamente il risultato aziendale è da standing ovation, cioè da tutti in piedi e battiamoci le mani. Quindi è più legato a momenti specifici che non al ricoprire un ruolo, una determinata posizione. Intangibile. Quale può essere? Quale può essere? Abbiamo più detto clima aziendale. Il clima. Soddisfazione personale. Soddisfazione personale, cioè il essere contenti, sentirsi bene del lavorare in quell'azienda lì. Il fatto che qualcuno ti dica, cavolo, ma è bello che tu lavori là? Cazzo, figo, deve essere bello lavorare lì. Guarda, dire, essere nelle condizioni di sentirsi dire sta frase,
Beh, ma veramente bello, ma guarda, tu lavori là, ma è bellissimo. Posso dire, poi capace anche che sta facendo un lavoro di merda. Perché se è un neoassunto, ti sto mettendo lì a fare fotocopie o che, quello che è. Però, cavolo, ci sei, cavolo, ci sei. Cazzo, sei figo, cazzo, lavori in Apple, che fai? Non lo so, alla fine incarto le bustine dell'auricolare, però lavoro in Apple. Che è corretto che sia così. Perché si inizia dal basso e poi si va in alto. Iniziare dall'alto significa che hai già ovviamente X anni di esperienza alle spalle, eccetera, eccetera. Però per un neoassunto sentirsi dire lavori là, cavolo, ma come hai fatto ad essere assunto? Comincia a fare le pose del Mister Universo. Sì, quello sì. Quello sì, quello sì. Oggi è così, oggi è così. Specialmente poi se te lo dicono gli amici al bar, seduti davanti a un caffè, sotto il sole, a non fare un cazzo da mattina alla sera. In campagna, ragazzi. In campagna. In campagna. Io, ad esempio, la campagna la trovavo molto rilassante. C'è stato un periodo in cui i miei soci coltivavano tabacco. Per quanto io non riesco a stare fermo. Non riesco a stare fermo di mio, io mi facevo la settimana fuori, poi il sabato e la domenica, in genere un paio d'ore a giornata, me le dedicavo ad andare a raccogliere tabacco. Perché? Ma non quando andavano loro, no, ci andavo da solo, per i fatti miei, mi rilassavo a raccogliere tabacco. Stavo lì, cioè, poi a tutto a spezzare la mano a me, quindi, poi immagina, d'estate, a maniche lunghe, perché le foglie di tabacco macchiano tremendamente, quindi una specie di bandana qua stile Berlusconi qua sulla testa, camicia a maniche lunghe, guanti perché anche io sono ti macchia, eccetera, eccetera, sotto il sole perché poi io andavo orari miei, diciamo, orari strani, non ve li racconto i miei orari, però mi rilassavo. Lì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sì. In tutto ciò, ad esempio, siete 2014, secondo semestre, ottobre, settembre-ottobre. Avete un'azienda oppure siete dipendenti? Un suggerimento da dare anche ai vostri capi boss, se siete capi boss da seguire. Volete immaginare, pianificare il 2015? Provate a non farlo nelle stanze della vostra azienda. Perché se lo fate nelle stanze della vostra azienda, voi utilizzerete sempre gli stessi schemi mentali che vi hanno portato ad essere lì. Provate a stare in un ambiente diverso. Provate a staccarvi un attimo. Provate veramente anche a sedervi sotto un albero d'olivo. Non dico andare a spendere soldi ad affittare una stanza che poi alla fine non costa nulla da qualche altra parte. Però anche lì affittare una stanza. Se state a ottobre, che settembre, ottobre, anzi pure prima nelle grandi aziende, sono, diciamo, i mesi in cui si imposta quello che sarà l'anno successivo. Cioè si dicono ok, cioè non si fa la pianificazione di dettaglio, ma si dice quelle 4-5, no? Macro cose da raggiungere per l'anno successivo. Fatelo, siamo in terra d'olivi, fatelo seduti sotto un albero d'olivo. Fateli seduti sotto un albero. Metterete le persone, i vostri collaboratori a loro agio. Forse inizialmente saranno un po' sconcertati, ma poi li metterete a loro agio, perché stanno fuori dalla sua dinamica, dalla solita schema, con tu che stai seduto dietro la scrivania, con la sedia in pelle umana, stile dirigente di Fantozzi, eccetera, eccetera. È diverso, è diverso. E loro potranno prendere spunto da tutta una serie di idee che si possono innescare dallo stare in un contesto diverso rispetto a quello usuale. Se tu chiedi a un tuo cliente, come secondo te, sta pizzeria, la mia pizzeria è buona e bella, che cambieresti? Lui si guarda attorno, cosa vede? Vede la pizzeria e dice: guarda, ci metterei una cameriera un po' più carina, possibilmente, oppure la ragazza, un cameriere più carino, ci aggiungerei qualche poster qua e là. Ok, ma vi sta raccontando una pizzeria distintiva? Una pizzeria che si discosta dalle solite pizzerie? No, tu metti uno all'interno di una pizzeria che già esiste, che è già aperta, gli dici: guarda, guardati attorno, tu che faresti?
come la miglioreresti? Al 99% lui ti parlerà della pizzeria che sta di fianco. E non c'è manco bisogno che lo chiedi al cliente, perché anche se è un imbecille lo vedi tu da solo, che c'è più gente di là e quello che fa l'altro. Però se tu vuoi avere, anche tu vuoi avere più gente, recuperare clienti, eccetera, eccetera, molto spesso non ti basta esattamente copiare quello che fa un altro. Devi fare anche un qualcosina di diverso, e quel qualcosina di diverso molto spesso ti viene dato da spunti, da iniziative, da similitudini che con le pizzerie non c'entrano assolutamente a nulla. Ecco perché uscite fuori. Quando dovete pensare in grande, uscite fuori, perché i vostri pensieri sono così grandi, sono sicuramente così grandi, che il tetto di sta stanza non riesce a contenerli. Perché vi viene il mal di testa quando state al chiuso? Perché i vostri pensieri sono così grandi che il tetto opprime, cazzo, uscite e liberateli questi pensieri. Che avete una capoccia enorme, non ci sta in questa stanza. Siete fiduciosi che avete una capoccia enorme. E lo stare in un contesto diverso rispetto al solito vi aiuta. Vi aiuta. Provate. Poi, quindi, clima aziendale, soddisfazione personale, alto intangibile. Ruolo, oh, questo è bellissimo. Ruolo. Che fa un po' scopa con la allora, la carriera, allora diciamo che il ruolo lo possiamo considerare anche intangibile. Allora, ci sono due tipi di ruolo, uno formalizzato e uno informalizzato, ovviamente, no? Che è un po' la distinzione che facevamo prima tra leader naturale e leader formale. Allora, diciamo il ruolo, quello formalizzato, lo mettiamo qua, nel senso che io entro in un'azienda e so che da 5 anni posso diventare dirigente, mi vengono spiegate le condizioni, i parametri di valutazione, come dire, e sì, è tangibile, nel senso che è qualcosa di ben specifico, che è misurabile, eccetera, eccetera. L'intangibile qui io come dire, lo considero in un tema di ruolo, di considerazione, di attestazione, di fiducia, a prescindere poi dalla posizione poi formale. Ecco, non con il cartellino, mettiamola così. Cioè, ma non è dinamica, cioè, quindi ho autonomia, quindi ho responsabilità, poi non devo stare lì al fatto che se ho, non devo aver, come si diceva prima, non bisogna avere paura di muovere il passo perché sennò qualcuno poi. Cioè, mettersi uno nelle condizioni di poter esercitare il proprio ruolo, non un nuovo ruolo, che cosa significa carriera. Se io ho questo ruolo, voglio essere nelle condizioni di poterlo esercitare, però devo anche essere io nelle condizioni di poterlo esercitare. Poi, la gratificazione, stiamo la gratificazione può stare, mettiamo tra qui e soddisfazione personale. Sì. Che poi c'è anche la pacca sulla spalla, il feedback che si diceva prima, quindi anche lì attenzione, quindi un intangibile, ecco, questo forse vale la pena specificare, sono i feedback, che poi generano soddisfazione, va bene, però conviene esplicitarlo perché il tema del feedback è un tema molto delicato. Cioè, non solo cazziare le persone perché le cose non vanno bene, ma se le cose vanno bene, creare anche dei momenti di rinforzo positivo. In entrambi i casi, poi ne parleremo dopo. Allora, i feedback vanno dati a prescindere se positivi o negativi, perché sono sia se positivi sia negativi entrambi due momenti di apprendimento e quindi di crescita. Quando tu dai feedback, stai generando dei processi di apprendimento, dei processi di consapevolezza e quindi di apprendimento e quindi di crescita. I feedback sono necessari. Ci sono dei momenti in cui vanno dati. E ragazzi, vanno dati non in l'azienda sta andando così. No. Questo reparto, senza il dito possibilmente, però questo dico a voi, per essere chiari. Questo reparto, questa persona, tu, nome e cognome, siedi di fianco a me, di fronte a me e parliamo dei tuoi risultati. Non l'azienda sta andando così. Non esiste l'azienda. Allora, i feedback, ci sono due tipi di feedback. Uno relativo al gruppo, come si diceva prima. Se hai degli obiettivi di gruppo, l'azienda ha de Allora, è sempre bello. Funziona così, mettiamola così. Fammi fare questa similitudine nel campo aziendale. Allora, lei definisce degli obiettivi a livello di azienda, per cui la sua azienda dovrà guadagnare l'anno prossimo più 50%.
Ok, poi dice a Mimmo, io devo guadagnare più 50%, quindi significa che tenendo conto dei costi, tenendo conto di qua, eccetera, eccetera, tu come revenue, come vendite, mi devi generare un più X per cento. Disgrega quegli obiettivi tra i tuoi 8 venditori. Che succede? Ci sarà a un certo punto un momento in cui arriverà, ricordami il nome? Arriverà Giovanni che dirà: cara Maria Luigia, tirando i consuntivi, la situazione è questa. Lei chiamerà i suoi dirigenti, le sue persone, i suoi collaboratori e dirà: commentiamo i risultati dell'azienda. E si commentano i risultati dell'azienda nella loro interezza, nelle loro dinamiche. Non si va a parlare, a meno che non sia un caso ipercritico perché ha generato chissà quale controversia legale, il caso del singolo venditore che è andato a menare il cliente perché ha avuto un raptus di follia. Si discute del guidare del gruppo, quindi il risultato dell'azienda significa il risultato del gruppo, quindi le dinamiche del gruppo, le dinamiche dell'associazione, di quello che è. Poi a quel punto lì ci sarà un momento in cui lei dirà: ok, Mimmo, vieni un attimo perché dobbiamo parlare dei tuoi obiettivi, perché lui ha degli obiettivi che sono gli obiettivi del gruppo più qualcos'altro, perché ci sono gli obiettivi del venditore, gli obiettivi, ci possono essere gli obiettivi del gruppo dei venditori, c'è sicuramente l'obiettivo del responsabile dei venditori, del posto assistenza, che non coincide con gli obiettivi del gruppo dei venditori, perché sennò sarebbe facile per lui, è la sommatoria di obiettivi di altri, cazzo, cioè, ti piace vincere facile, come si suol dire. Sono gli altri che lavorano, no, lui avrà come responsabilità gli obiettivi, il fatto che gli altri si portano a casa gli obiettivi, che il gruppo si porta a casa gli obiettivi e che i singoli siano messi nelle condizioni di poter lavorare affinché, eccetera, eccetera, poi avrà in più anche i suoi obiettivi. Quindi quando lei discuterà il riscontro, il risultato di Mimmo, non discuterà delle singole vendite dei singoli venditori, anche quello, ma discuterà del suo risultato, che non saranno solo le vendite, ma saranno infatti anche i nuovi clienti che ancora non hanno generato vendite, la lunghezza del portafoglio ordini. Quant'è la lunghezza del portafoglio ordini? Quante sono altre dinamiche? Qual era il livello di soddisfazione del team? Lui uno può dire: ma quello è un coglione, ho capito, però cazzo, tu sei responsabile, ti devi far carico. Cioè, ce l'abbiamo, l'abbiamo assunto, quali sono le dobbiamo farlo diventare santo? No, basta che non faccia danno. È nella situazione di non far danno? Ancora no. E allora no, Mimmo, devi essere nella situazione di non far danno. Dimmi tu cosa fare. A quel punto lì poi lui andrà dal gruppo e dirà: signori miei, noi ci siamo dati come gruppo a questa situazione qua, perché ci siamo detti che tutti assieme avremmo fatto questo, che si sarebbero generati anche dei momenti di formazione durante l'anno, che l'abbiamo fatti, però vedo che forse non hanno portato i risultati che dovevano, oppure siamo andati oltre. Outstanding, oltre io, quindi bravissimi, ok, e va detto, se sono bravi, va detto che sono bravi. E poi va fatto un momento di discussione dei singoli obiettivi personali, perché poi alla fine ci sarà un momento in cui si racconta il riscontro complessivo, ci sarà poi un momento in cui si racconta però, ecco, singolarmente il riscontro del singolo. Il riscontro del singolo non va mai dato in pubblico, quello no, perché il riscontro del singolo, cioè, va dato nel chiuso di una stanzetta o all'aperto, passeggiando, dove volete, ma va dato direttamente a quel. Perché se lo dai in gruppo generi dei meccanismi di o di timidezza o di o di, o di, sì, anche di eccessiva conflittualità, perché poi si innescano pure delle situazioni pure strane. Quindi assolutamente sì, il feedback personale va dato personalmente, perché quello poi diventa il momento in cui facciamo i riscontri con gli obiettivi personali, no? Ti metti in gioco, no? Sugli obiettivi personali. È lì che ti dice: sì, va bene, va male, tu gli chiedi come va, come stanno andando le cose. È lì che lo stimoli anche a raggiungere anche nuovi obiettivi. Non è il momento di formalizzarli, non è il momento di parlare, però è lì che tu evidenzi gli aree di miglioramento. Non bisogna necessariamente cercare ovviamente il pelo nell'uovo, mettiamola così, no? Però ad esempio quando noi davamo delle valutazioni, diciamo, nel mondo anglosassone, quando ci danno delle valutazioni, si danno dei ranking un po' positivi o negativi su tutta una serie di aree, mettiamola così. Poi a un certo punto c'è una sorta di summary, di sintesi, in cui si raccontano, in cui si dice: ok, tiriamo una linea, quali sono i tuoi punti di forza e quali sono, non i tuoi punti di debolezza, ma le aree in cui tu puoi migliorare. E
Se sta roba qua gliela fate venire fuori a lui mediante quel processo di coaching che vi raccontavo ieri, quindi mediante una osservazione critica da parte sua stessa dei risultati, delle sue potenzialità, quindi auto-osservazione, consapevolezza, responsabilità, è ancora meglio. Perché tutti noi hanno delle aree su cui possiamo migliorare. Ripeto, non necessariamente fare diventare dei punti di forza. Però uno può dire, io punti di forza, capacità relazionali eccellenti. Aree in cui tu puoi migliorare può essere, ad esempio, la gestione dell'agenda. Sei destrutturato nel gestire l'agenda. Per un venditore è fondamentale gestire l'agenda. Saperla gestire bene. Sapersi organizzare gli incontri, gli spostamenti durante la settimana, eccetera, eccetera. Quello può essere più una tipica area di miglioramento che si riscontra tipicamente anche nei venditori eccellenti, che hanno una grandissima capacità relazionale. Riescono a vanno di punta attacco punta con il cliente, però a quel punto lì gli schemi di gioco non li seguono. Devono seguire la perfezione? Ma non è detto, ci sono dei fantasisti, facciamoli fare i fantasisti. Però che abbiamo un minimo di organizzazione dell'agenda, quello sì. Quello sì. Anche perché in questo modo si abituano anche a fare i fantasisti anche su campi di gioco che poi non sono i loro, non sono loro. Perché poi è sull'agenda, è sul numero degli incontri, è sul numero dei clienti che poi alla fine vanno anche poi misurate queste persone qua. Perché se fanno i fantasisti con i soliti clienti, diventa un rischio. Va benissimo, però potenzialmente a lungo termine può diventare un rischio. Perché non si sa mai come va. Ci deve essere sempre un'attenzione verso il nuovo cliente. Ci deve essere sempre un'attenzione verso il nuovo cliente. Cioè il compito di un imprenditore. Il suo compito è quello di generare clienti. Lui deve generare clienti. E quindi fare in modo che tutti quanti possano essere in grado di soddisfare le esigenze di questo cliente, dei nuovi clienti. E quanto più ovviamente si è anche strutturati, meglio è. Bisogna essere persone creative, dal punto di vista dell'organizzazione, un po' non è che siano particolari. Cioè, uno si dice che uno sia molto creativo, solitamente non è particolarmente strutturato, però ci sono delle aree in cui in qualche modo un minimo di ordine va dato, perché sennò. Si va a scuola, si va nel. Poi si fanno anche dei grandi risultati, però qual è il problema? Che si poteva fare di più. Anziché dice io, ma io ci metto tutto, poi mi riposo. Ok, allora non ti riposare un giorno sì, un giorno no. Cazzo, lavora una settimana, spingi per una settimana e poi prendi 4 giorni di ferie. Va bene, è più accettabile così. Lavora per 2 settimane, fatti 2 settimane di fuoco e poi ti prendi una settimana di ferie. Per un creativo, per uno di quelli che per i cavalli da corsa. Fate così con i cavalli da corsa, per chi ha la muscolatura mentale potente. Fateli fare i 100 metri, che brucino tutto. Però che li faccio, non che faccio 10, mi fermo, 20, no. Fateli fare i 100 metri e poi dici ok, per la settimana, falli. Poi ti assicuro che per la settimana non ti rompi i coglioni. Vai al mare, vai dove vuoi. Però questi 15 giorni fammeli da centometrista olimpico. Può essere ad esempio un compromesso per quelle persone che hanno un livello di organizzazione propria interna un po' più scarsetta, cioè allora concentrati, cerca di stare concentrato in quel periodo là, poi ti rilassi. E gli dai modo di sfogare la sua creatività, la sua libertà, eccetera, eccetera. E te possesso di raggiungere i tuoi obiettivi. Poi un altro obiettivo intangibile è quello dell'apprendimento. Vi ritrovate? È quello dell'apprendimento. Le persone devono apprendere. Devono apprendere. Ci sono alcune persone che se non apprendono, vegetano. Quindi è importante l'apprendimento. Questo è fondamentale. Quindi la formazione all'interno dell'azienda è di primaria importanza, ad esempio. Che è ovviamente il processo di apprendimento principe, quello principale, quello formalizzato. Altrimenti, e comunque fate sì che le persone siano libere, che abbiano le loro aree di autonomia in cui dare spazio alla loro creatività, in cui generare
nuove forme di lavorare, nuove forme di stare assieme. Nella maggior parte dei casi, la stragrande maggioranza dei brevetti viene proprio da brevetti che vengono dall'interno delle aziende. Vengono da lì, ci sono molti brevetti, vengono da strutture dedicate a quello, comunque dal mondo aziendale. Cioè non c'è il Massimo Nego che si mette nel garage e brevetta la sua cosa, la sua invenzione. Molto spesso vengono fuori da contesti aziendali. Però cos'è? Sono contesti che danno la possibilità di esprimere la creatività delle persone. Quindi percorsi di autoapprendimento o percorsi formativi, dove il percorso formativo, a me ad esempio è piaciuto molto il fatto che ieri pomeriggio, adesso non so il sabato se avevo lavorato o meno, però ieri pomeriggio era sicuramente lavorativo, il fatto che voi stavate qui con la vostra titolare e durante l'orario lavorativo a fare formazione. Questo è bellissimo, questo è da prendere come esempio e incorniciarlo, perché molto spesso la formazione uno in azienda la vive nel dopo una certa ora o nel weekend o quando è. No, c'è, cioè la formazione uguale maggior produttività sul lavoro. Quindi formazione è lavoro e a tutti gli effetti è una delle componenti del lavoro, per cui questo è molto importante. Non tutti i capi la pensano così. Voi come azienda, nelle aziende un po' più strutturate, mettiamola così, c'è una sorta anche di patto nel momento in cui si assume una persona. Il patto dov'è? È che all'interno, come dire, quando uno dice, lo vedete anche negli annunci di lavoro, no? Questo lo parliamo di aziende un po' più grosse, ma secondo me sarebbe anche bello che anche nella piccola azienda uno dicesse, ok, nel percorso, cioè non dico di carriera, ma nello stare assieme, nel provare a condividere questo sogno, questo percorso, come imprenditore io riservo X giornate alla formazione. Che significa poi X giornate alla formazione? Mi chiamo Massimo Nego a raccontare le cose? Wow, può essere un caso. Oppure prendo uno di quelli che stanno nel mio 30%, gli dico, racconta questa tua esperienza di successo. Oppure prendo il miglior venditore del momento, gli dico, racconta come hai fatto a fare questa vendita milionaria. Quindi anche dei percorsi di autoapprendimento. Poi cercate sempre dei riscontri all'esterno, perché sennò poi rischiate che alla fine, il clima culturale alla fine diventa quello, poi vi raccontate un po' sempre le stesse cose, poi ogni tanto provate ad alzare la testa, uno o due momenti di confronto, fammi capire come sta andando quello, provate a farlo, ok? Quindi ad esempio chi ha la responsabilità della gestione di un'azienda o di un'area aziendale, è sempre bene che un minimo di bibliografia su quello che è, su qualche rivista del settore, su come sta andando eccetera eccetera, ragazzi, non è perdita di tempo, cioè, guardate ogni tanto, dateci uno sguardo, al limite solo i titoli, poi la sfogliate, poi c'è qualcosa di interessante, vi fermate e ve la leggete, però non rimanete scollegati dalla realtà, perché c'è quel grosso contratto da finire, ok, va bene, però poi il prossimo contratto chi lo firma? Riuscite poi a fare un'altra vendita, poi se nel frattempo poi arrivano input nuovi dal mercato, vi accorgete che c'è un nuovo modo di presentare il prodotto, che qualcuno mi sta dicendo che a Matera sta sorgendo un'altra realtà che è a voi vicina, che succede? Che succede? Quindi è importante comunque rimanere agganciati alla realtà, quindi a chi ha responsabilità si crei il suo spazio, definisca una sua azienda, si prenda proprio l'impegno, dice allora io, così come tu farai, anche adesso non so come si è organizzato, però che ne so, tipo il lunedì mattina incontro con tutti i venditori, il venerdì sera ci ritroviamo e tiriamo le file della settimana, adesso non so come si è organizzato. Così come nel durante, poi che ne so, il martedì accompagni eventualmente quel venditore lì in quell'area lì perché c'è due o tre clienti che ti interessano, il mercoledì lo fai lì, il pomeriggio ti dedichi alla lettura, ok, tutti quanti sanno i tuoi venditori che a meno che non devono andare a incontrare qualche mega miliardario, mega milionario, tu in quella mezza giornata sei dedicato a fare quella roba lì, quindi a rivedere i trend, a capire come sta andando, andare uno sguardo a quello che sta succedendo intorno nel mondo eccetera. Imparate ad avere un'agenda e a gestire la vostra agenda.
Questo vi aiuterà anche a provare anche a risolvere il solito problema del non ho tempo, sto affogato, non ce la faccio. Però molto spesso chi dice così, nella maggior parte dei casi, sono anche persone che poi dici, sì, ma mi racconti qual è l'agenda della tua settimana, come tu hai pensato di pianificare la tua settimana. Nella maggior parte dei casi sono persone che non hanno il concetto di agenda e di pianificazione della settimana o del mese o di quello che è, o delle priorità. Perché se poi uno non ragiona per priorità, ragiona per urgenze, è bello a quel punto di ragazzi l'agenda, dagli fuoco che fai prima. Dagli fuoco che fai prima. Sì. Poi anche lì, giusto, apre e chiudo una parentesi, attenzione, la vera agenda non è quello che si chiama in inglese la to-do list, eh? La to-do list sapete cos'è? È la lista delle cose da fare, ok? Se ragionate sulla base della to-do list, non uscirete vivi, perché ci sarà sempre qualcosa da fare, fino a tarda notte. La prima cosa da fare nel definire la vostra agenda è nella pagina iniziale, e prendere i pennarelli colorati e disegnare il vostro sogno, il vostro obiettivo. Questo è il mio obiettivo, ricordarselo sempre quando poi si vanno a fissare appuntamenti durante la settimana. Una bella fotografia, la fotografia della baia in montagna, eccetera, eccetera. Questo è molto importante, perché se uno sta lì con la to-do list della giornata, buonanotte. Mettete a pagina zero il vostro vero obiettivo. Io sto qui sul lavoro per quale motivo? Per farmi una bene all'azienda? È poco come perché. No, perché voglio il benessere, la felicità, la famiglia, voglio stare con i miei figli contenti. Ma metteteci una bella foto della famiglia, disegnate un passaggio di montagna o un atollo disperso nel Pacifico, e ricordate che quello è l'obiettivo, quindi far stare bene le persone, quindi lo stare con le persone. E attenzione, la foto non dei figli, ma la foto di voi con i figli. Perché guardare la foto con il figlio che ti abbraccia, tu in quel momento lì stai sentendo l'abbraccio. Ecco, appunto, devi ricordare che la tua agenda devi provare ad organizzare in un determinato modo. Poi ovviamente devi mettere anche in ordine le tue relazioni personali, le tue relazioni familiari, però lì diventa poi un'altra roba, insomma. Ecco. Andiamo un po' lunghi, dimmi. Può essere che l'obiettivo è un obiettivo che va essenzialmente oltre il fatto di stare in quella direzione, nel senso che parlo personalmente, il mio obiettivo in realtà è apprendere il possibile da dove sto, dal mio contesto lavorativo, crescere professionalmente, perché poi c'è un ulteriore obiettivo mio professionale di, non so, lavorare in maniera autonoma o comunque realizzare degli altri progetti. In quel senso, cioè io devo creare dei micro obiettivi, cioè o meglio, degli obiettivi a tempo breve nell'azienda per migliorare comunque le mie performance aziendali lì, e poi tenere sempre di mira un altro obiettivo, comunque l'obiettivo a lungo termine. Cioè, devo lavorare così? Sì. Questo abbiamo parlato ieri, abbiamo parlato sull'argomento. Fissa il tuo obiettivo. Cioè che di vita professionale, cioè mio personale. Sì, c'è il tuo obiettivo. Tuo. Ricorda che l'obiettivo aziendale, se sei un imprenditore, è un di cui anche il tuo obiettivo personale, nel senso che per lei l'azienda è parte della gente sua, insomma, è suo, cioè c'è poco da fare. Cioè, non è che posso dire, guarda, quando sei un'imprenditrice, sentiti così. Quando torni a casa sei mamma, senti di colà, cioè funziona, cioè che credi, diventa dissociato mentalmente, insomma, diventa alzato, insomma, diventa in confusione, funziona così, è tutto tondo. Quindi il tuo obiettivo è sempre tuo comunque. L'obiettivo aziendale, dove ci siamo posti prima, è l'obiettivo aziendale mi permette di poter raggiungere l'obiettivo personale, perché non è che è in funzione del margine, non è che il suo obiettivo è il margine. L'obiettivo è che il marito chiama il giardiniere anziché essere lei. E qui siamo andando su obiettivi altamente sfidati qui.
altro che premio di produttività, qui stiamo, non sappiamo come remunerare questo, siamo oltre la bibliografia la classica, mettiamola così. Quindi sì, assolutamente sì, in quel caso è l'esempio che facevo a Franco ieri, quindi io ho da fare la maratona di New York, non mi dico voglio fare tra 2 anni la maratona di New York. Cioè, si deve essere, perché capisci, stai con un trekking o no? Che significa? Che se non stai con un trekking, che significa? Ti dai una, no, rimoduli, rifluli, però attenzione, perché non sei con un trekking? Questo te lo devi chiedere però, perché se non sei on tracking, cioè sul cammino utile, perché certo, ma ci sono delle condizioni avversità esterna, uno può dire allora io non sono riuscito ad allenarmi perché quest'inverno ha piovuto sempre, e quindi che devo fare? Mangiamo. Dice no, però dice un fraco, dice Massimo, sì, non mi prendere in giro, hai presente quelle cose, quei contenitori ampi, dove ci sono attrezzi all'interno e che usualmente da qualche sera a questa parte si chiamano palestre, no? Eccetera, eccetera. Però uno di voi se lo può raccontare un po' come vuole, mettiamo una cosa, specialmente perché non ci sono palestre dove sto io e piove. Ma ok, ci sono delle diversità esterne, delle interferenze esterne, non riesco più non limito a raggiungere l'obiettivo. Sono le scale. Tanto è collina, sono sulla schiena, non so se lo fa. Abito, arriva al mare, c'è il mare mosso, piove, e se può fare, niente. Ok, e non sono impermeabile. A quel punto, vabbè, ci sono delle interferenze esterne che lasciano dire rispetto alle quali uno può fino a un certo punto, però ovviamente, come nel caso, no, ricordiamoci sempre il tema del ok, non può correre, però ok, ci sono le palestre, no? Quindi, ci sono delle interferenze proprio, cioè, se si è fatto in fondo tutto come si poteva fare. Se invece il tema non è di interferenze esterne, non è di interferenze esterne, che sono i vincoli di cui abbiamo parlato ieri, ricordate, opportunità e vincoli da parte esterna, no? I punti di debolezza sono la parte interna, cioè non è un vincolo esterno, ma un punto di debolezza nostro, perché non ce la faccio ad alzarmi e andare a correre, lì capiamo perché tu perché non sei, stai ancora lì come dipendente e non sei diventata un lavoratore, una lavoratrice autonoma o non hai la tua azienda, la tua cooperativa di servizi. Perché? Nel 99% dei casi perché tu hai in questo momento paura. Il famoso non lasciare il certo per l'incerto. Questo accade nella maggior parte dei casi di persone che hanno un ruolo da dipendente, che si sentono pronte a fare il gran salto, a passare dall'altra parte della barricata, mettiamola così, e sono bloccate perché, e che faccio? C'ho famiglia, c'ho figli, c'ho il mutuo, ma quelle sono delle situazioni potenzialmente devastanti che possono portare a delle forti turbative interne, cioè delle situazioni di profondo malessere che si trascinano finché non va in pensione e forse pure oltre. Arrivi addirittura anche a rimproverare a tua moglie e tuo marito, ma dire, colpa tua se sto qui, avrei potuto fare tante altre cose. Non fa gesti tu, che c'è tuo figlio. Sì, lì, a un certo punto devi, cioè, questa è una situazione in cui se tu non decidi per tempo, non devi decidere quando devi decidere. È un po' il pantare che ci siamo detti ieri, no? Dove tutto scorre e se noi non decidiamo, interferenza esterna, e se noi non decidiamo, deciderà il mondo, deciderà per qualcun altro. A un certo punto non ci troveremo una situazione di profonda insoddisfazione perché non abbiamo scelto che strada prendere, dove lì non è obiettivo aziendale fare il lavoratore autonomo, obiettivo personale fare, no, lì è il mio obiettivo, cioè poco da fare lì, non c'è distonia, non c'è, sono io che non ho deciso, che sono in una situazione di eterna indecisione. E se stai lì così, no? Che faccio? Ti posso assicurare, tu puoi stare così per un po' di tempo. Che ti succede? No, ti crepi, ti incongi, i grampi la gamba, cominci a cedere, che caschi di brutto. Alla fine caschi. Comunque, fai una scelta, prova, osserva com'è andata, buon feedback. Ritaro, rifaccio, osservo com'è andata, feedback. E
lo so, ragazzi, è una scelta vostra. Io non vi posso dire lasciate il lavoro e fate il lavoro dipendente, perché se voi non siete convinti, molto probabilmente è perché c'è qualcosa che non vi che non va bene nel vostro sogno, perché molto probabilmente voi dice io vorrei fare quello, però molto probabilmente non avete tutte le capacità personali per poterlo fare. Non raccontiamoci balle. Non è che non ci sono soldi, non è che i mercati finanziari vanno male, non avete le capacità per poterlo fare. Ma ci sono perché i grandi imprenditori, lasciamo stare le situazioni italiane che sono situazioni drogate, perché tanti grandi imprenditori all'estero aprono, chiudono, falliscono e poi boom, esplodono? Nella cultura americana c'è addirittura chi dice diffidate di colui che non è mai fallito neanche una volta, perché non ha provato l'emozione, la sensazione della sconfitta fino in fondo, e non sa cos'è la sconfitta fino in fondo. Perché se non sai accettare la sconfitta fino in fondo, c'è poco da fare. Ecco perché. Ma si imparano, cioè anche lì, poi ci sono tanti detti, però c'è per alcuni che si impara molto più dalle sconfitte che dai successi. Cioè, anche se hai perso in quel frangente lì, è importante non perdere la lezione. Anche se hai perso, è importante non perdere la lezione. Siete in azienda, voi domandatevi sempre: cosa abbiamo imparato da quest'anno? Che la domanda non è facile. Questa però è una domanda che deve venire dal manager. Però, questa è del manager. Questa è domanda dell'imprenditore. Questo è tutto. Dal suo gruppo, dal suo team. Comunque, questo qua è domandarsi: ragazzi, quest'anno cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che se agiamo in un determinato modo possiamo avere certi risultati, anziché che se degli altri. Quindi cosa potremmo fare? Potremmo provare a fare questo, perché è dalle lezioni imparate che poi si scatenano i migliori suggerimenti. Perché se no, altrimenti sono idee, molto spesso poi idee buttate lì. Ho sentito, ho letto, eccetera, eccetera. Proviamo ad agganciare a delle lezioni imparate. Lezioni imparate. Chiedetevi: che cosa abbiamo imparato? Chiedetelo sempre. Cosa abbiamo imparato? Dopo queste due giornate di corso, cosa avete imparato? E lì puoi capire se effettivamente queste due giornate hanno avuto un valore o meno. Perché se uno dice, no, non ho imparato a fare niente, allora significa che avete buttato il vostro tempo. Attenzione! Sono ormai 12 e mezzo. Questi due, tangibili e intangibili, si devono parlare. Non esiste il tangibile senza l'intangibile. Che significa? Significa che voi dovete creare una sorta di reticolato, per cui clima aziendale, quello è fondamentale. La prima cosa da fare, allora, di identità, di valore, di missione, ci siamo raccontato, ok? Clima aziendale è fondamentale. Il clima aziendale è on top, ragazzi, ci può essere tutto, eh? Cioè, poi dai, quanti soldi vuoi da una persona? Quella scappa. Perché se la state portando sull'orlo della crisi nervosa o della depressione, quella scappa. Dice, io non mi posso bruciare la vita a dar retta a quell'imbecille. Per quanto mi sta pagando. Quella scappa. Scappa perché lo scappa da solo, perché effettivamente a un certo punto poi quello lo porto in ospedale. E quindi comunque, o scappo o viene accompagnato a scappare. È così. Il clima aziendale è la prima cosa. Quindi il clima aziendale che significa? Significa che ci deve essere un leader empatico, quindi la capacità del leader di creare relazioni, di sentire l'umore del gruppo, di non ascoltare la sua voce, di ascoltare la voce degli altri, di creare momenti di confronto, momenti in cui non si giudica, ma si è aperti al confronto. Un confronto sano, ovviamente, in cui ci sono delle regole del gioco. Possibilmente si dice, signori miei, parliamo, però cosa dobbiamo fare per assicurarci? Almeno due regole vanno date per assicurare una sana discussione. La prima è il tempo, tempistiche. Ok,
Le riunioni hanno un inizio e hanno una fine, questo ricordatevelo sempre. Le riunioni che hanno un inizio incerto e una fine dubbia, perché no, quelle non sono riunioni, state perdendo tempo, state perdendo. Quindi, momento in cui il leader raduna i suoi e dice, ok, inizio, fine, puntuali però, non c'è la telefonata, lascia stare. In quelle due ore si chiude. Si spegnono, non si risponde al telefono, si accende la segreteria telefonica e risponde la vocina, perché è il momento del confronto, è il momento della crescita, è il momento in cui si analizzano i dati, è il momento in cui si raccolgono idee, è il momento in cui si dice ok, cosa abbiamo imparato, ok? Avete posizionato in un momento in cui sapete che tendenzialmente non c'è il picco delle telefonate, è logico, insomma, è il momento in cui, il momento della giornata, possibilmente in un momento lavorativo, non come straordinario non pagato, possibilmente, perché questo come dire dice ok, stiamo parlando del clima aziendale, stiamo parlando di come fare le cose, poi mi sta facendo lavorare il momento in cui poi, perché in alcuni casi può andare bene, perché anche lì può andare bene anche una riunione in un momento in cui si è a porte chiuse, quindi formalmente da straordinario ma non pagato. Perché? Perché il clima aziendale è ottimo, ci sono prospettive buone, gli obiettivi ci sono e lo stipendio c'è. Alla fine, anche se non mi paga quelle due ore di straordinario, vabbè, ci può stare, perché mi sento comunque parte di una squadra, parte di un sogno, e so che il beneficio non è solo mio, non è solo dell'imprenditore, del mio capo, ma anche mio, perché mi piace, eccetera, eccetera. È logico che non posso dirgli di farlo ogni sera, perché... comunque durante l'orario di lavoro fai vedere che anche quello lavoro. Quello è importante. No, no, devi diventare parte del lavoro, così come anche il momento della formazione diventare parte del lavoro. Quindi il clima aziendale, quindi no giudizi, solo feedback, non c'è il giudice, non c'è un giudice, non c'è la pena di morte, non c'è la pena di morte. La cosa brutta, allora, ci sono dei corsi di formazione che hanno utilità zero, sapete perché? Perché dall'altra parte c'è gente che annuisce ma non ha capito. E cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare domande. Però perché non fa domande? Perché ha paura di essere giudicato. Allora, solitamente, nei momenti formativi, specialmente quelli un po' più tecnici, bisogna che si dica chiaramente, che si faccia un patto d'aula, che si dica, ragazzi, qui non c'è il bravo, il buono, il brutto e il cattivo, qui l'obiettivo è apprendere. Se apprendete senza fare domande, bene, significa io sono stato bravissimo, siete bravissimi, eccetera, eccetera. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro e quindi di conseguenza non si raggiunge l'obiettivo, che è quello di apprendere, quindi non di far passare due ore, a quel punto lì, ragazzi, fate domande se c'è qualcosa che non vi è chiaro. E se c'è anche il responsabile del dipartimento in stanza, che dica tranquillamente, ragazzi, qui quanto più domande facciamo meglio è, che deve essere tutto quanto chiaro, non mi fate nessun problema a fare domande, so che è un tema nuovo per voi, non abbiate paura, non abbiate timore, perché poi io mi aspetto che siate operativi dal giorno dopo. Molto spesso c'è timore a fare domande perché si ha paura del giudizio, si ha paura di essere giudicati come degli incompetenti. Questo solitamente accade, ad esempio, quando si fa formazione a persone di un certo livello, che non sono abituate, eh? E quando magari si fa una troppa domanda, o chi sta esponendo non si fa comprendere, quindi c'è un problema di comunicazione intanto, poi c'è un problema di comunicazione, oppure se si fanno troppe domande, può essere un problema di comunicazione, può essere un problema di struttura del percorso formativo, nel senso che forse ci sarebbe bisogno di più tempo per fare quella roba lì, invece è stato disegnato un percorso formativo troppo circoscritto. Oppure terzo, quel momento lì, se qualcuno non lo legge bene, può in alcuni casi, anzi in molti casi, essere una sorta di valvola di sfogo di qualche problema che c'è all'interno dell'azienda. Cioè c'è qualcuno che ti sta lanciando indirettamente qualche messaggio. Cioè, se tu leader, sei in stanza, e tutti questi, ci sono una serie di persone che cominciano a dire, sì, scusa, ma sul lavoro io dov'è? Cioè, ti stanno cominciando a fare un po' troppe domande di un certo tipo, anche su cose che secondo te dovrebbero già sapere.
Qui è la cosa assurda, quando, ti fanno corso, quando tu fai corso di formazione e vedi le persone che stanno in azienda e ti fanno domande su cose rispetto alle quali già loro dovrebbero darti di loro una risposta. Vuoi essere propositivo o portarti un esempio? No, ti fanno una domanda aperta, non so come si fa. Allora, io lì cos'è che leggo? Non che quella persona non sa cosa fare. Quella persona, secondo me, in quel momento sta esprimendo un malessere, nel senso che lui sa cosa fare, ma all'interno dell'azienda l'hanno messo in una situazione di incertezza e di dubbio, per cui alla fine dice, ma cazzo è? Cioè, ma veramente posso fare così? E capita, eh? Quindi le situazioni possono essere diverse, quindi può essere io che non sono chiaro, il fatto che io sono chiaro, però il tempo è poco, ahimè, perché sono corsi che dovrebbero durare 3 giorni, ognuno di questi, però come dire, le domande vengono e quindi devo stare lì a tamponare, perché se non rispetto l'orario, oppure fonte di malessere. Se mi accorgo che uno sta ponendo le domande su tematiche che dovrebbe già suo conoscere, allora lì può essere fonte di malessere. Sta andando? Ah, sì. Ecco, sui feedback... il clima aziendale si porta dietro molto spesso poi la soddisfazione personale, che è legata però anche a questi qua, la soddisfazione personale è legata più alla carriera che al denaro, la soddisfazione personale è più legata alla carriera che al denaro, così come ovviamente questi due ovviamente si parlano, così come il ruolo si parla con la soddisfazione personale e con il clima aziendale, quindi si crea un reticolato. Così come un rinforzo rispetto al ruolo, secondo me, viene più che dal denaro, dai benefit, perché andare a dire agli amici, io ho il telefonino aziendale, ho l'auto aziendale, poi non gli racconti i soldi. Cioè, io per assurdo, a mio avviso, questo signore, il dio denaro, sì, si parla con la soddisfazione, si parla un po' con tutto, però lasciatemi dire, è come se questi due, a mio avviso, fossero due sottoinsiemi un po' diversi, che si devono parlare, ci devono essere, però molto spesso tematiche di ruolo, tematiche di soddisfazione, tematiche di clima aziendale non vengono necessariamente dal denaro. Il denaro è un rinforzo, però come dire, secondo me è un pilastro a sé stante, ci deve essere, si deve parlare, deve reggere, non possiamo dirci la cazzata che siamo bravi e poi comunque i dipendenti non li paghiamo, eccetera eccetera, ok, quello ci deve essere, però come dire, il denaro rappresenta un pilastro a sé stante, a mio avviso, perché on top c'è lo stare bene. Se tu stai bene all'interno di un'azienda, riesci anche a accettare e a combattere fino all'ultimo, allo stare in trincea, anche in situazioni di crisi, perché stai bene, sai che quella persona lì, quando andava bene, ti ha fatto del bene, ti ha contribuito alla tua crescita, alla tua formazione, e sei disposto quindi a lottare insieme a lui per tenere l'azienda a galla. Non scappi come i topi all'inizio appena la barca affonda. Però questo non è legato al denaro, perché se fosse legato al denaro, il denaro comincia a calare, coloro che hanno al primo posto il denaro scappano, sono i primi a scappare, i primi che scappano sono tendenzialmente, quando cominciano a vedere la mala parata, come si dice dalle mie parti, quelli che hanno al primo posto il denaro sono i primi a scappare. Sull'apprendimento, sulla formazione, attenzione, che qui c'è storio dilemma. Ma io che faccio? Il dipendente lo formo o non lo formo? Perché se lo formo ci pago dei soldi, lo mando a Milano a fare il corso per stringere bulloni in modo... quello capace che ad un certo punto mi molla e va via. Perché è una persona che ho formato, che ho fatto crescere, eccetera, eccetera. Che faccio? Quindi sto dipendente, lo formano, lo mando o non lo mando a Milano? Lo mando o non lo mando? Questo è un dilemma forte all'interno di un'azienda. E sui percorsi dal lato formativi di apprendimento si gioca la gran parte della soddisfazione personale delle persone all'interno.
Ripeto, secondo me proprio il denaro è un tema a sé stante, secondo me. Ci deve essere, perché è quello che agevola tutta una serie di cose. Non è fondamentale, lascia stare, non è che non siamo fondamentali, questo no. Però, come dire, è uno dei tanti, no? che ci deve essere. Però, sai, la carriera, i percorsi, perché ne ho assunti, posso chiedere di lavorare 12-14 ore al giorno? Perché? Perché loro sono motivati a segnare gli straordinari, secondo voi? Ma no, ma che cazzo, ragazzi? Perché hanno voglia di imparare, perché c'è la prospettiva di carriera, è quella la molla, ok? Voglio imparare, prospettiva di carriera. Se parlo, no, lo so, ahimè, si apre una parentesi grande, una parentesi graffa si apre, no? Non tonna, graffa. Se parliamo di un cinquantenne, a questo punto dove lavoro, su quale di questi lavoro, a mio avviso, diventa importante per una persona con esperienza, il denaro è sicuramente più importante di un assunto. Vero Mimmo? Se te vengono a parlare, certo, uno dice sì, ok, ma alla fine poi quagliamo, no? Cioè anche a me, c'è poco da fare, io poi mi posso raccontare tutto quello che vuoi, ma poi a un certo punto bilancio l'intangibile con il tangibile e la somma deve essere positiva. Dice ok, lì il contesto è bello, ma la tariffa giornaliera quant'è? Quanto mi dai al giorno? Se vengo lì a farti da consulente, quanto mi dai? Si va lì, perché poi ho delle spese da sostenere, eccetera, eccetera. È logico che tra una situazione in cui sono sicuro di andare allo sconto ad affondarmi e una situazione in cui comunque ho una tariffa anche leggermente più bassa, ma lavoro in un contesto più piacevole, preferisco la tariffa più bassa e un contesto più piacevole. Però già ad esempio, per noi che siamo un po' più anzianotti, il tema denaro è sicuramente più rilevante. Se devo stare lì a fare, no, il giusto mix dei fattori tangibili e intangibili. Così come per i più anzianotti il tema ruolo è importante. Avere un ruolo è importante. Per un riassunto, è importante la carriera come prospettiva. Come prospettiva, sì. Il ruolo per una persona anziana incomincia ad essere al pari livello, forse in alcuni casi anche un filino sopra rispetto a quello della carriera, perché ci possono essere anche dei contesti, parliamo ad esempio di realtà anche del pubblico, dove non è che è come nel, non c'è quella modularità, quella modalità di che ci può essere nel privato, dove dire, sai, i dirigenti si fanno, si disfano, cioè sul pubblico la carica dirigenziale è un po' particolare. A quel punto lì lui su cosa agisce? Lui non è che agisce sui percorsi di carriera, perché lì c'è da fare un concorso, punto. Ok, lui agisce sui ruoli, sul ruolo agisce lui, sul ruolo, sulla soddisfazione, sul feedback, no? Sull'apprendimento, manda, se c'è l'opportunità di apprendere qualcosa, manda il dipendente a Bari in un corso di formazione della Regione Puglia a fargli fare qualcosa e lo fa sentire bene, lo fa sentire importante. Chi deve fare la domanda? Sì? Poi c'è tu. Viene vista invece dal manager come minaccia, cioè sapere di avere un componente del gruppo che è troppo formato e quindi viene vissuta come una minaccia. Non vuol fare scatto, scusa. E quindi non si permette la formazione perché non bisogna volare alto, bisogna volare basso. Non è un manager strano. Il manager che tappa le altre. Che secondo me come obiettivo non avrà la crescita aziendale, ma solo l'obiettivo. Non frega nulla del contesto. Il problema è quello che ci sarà. Dipende, cosa posso fare. Se questo manager qui. Se questo manager è anche l'imprenditore, quindi lasciami dire, per la persona che sta, che è suo dipendente, dice poco da fare, sono solo ben dipendenti. Può dirlo, può dire, ce la scelgono di dipendenti. Se il contesto invece è più strutturato,
dove chi crea questa situazione qua di tappo verso le sue persone e il riporto di qualcun altro, e lì dipende come si sono organizzati, perché se la formazione è un valore all'interno dell'azienda, a lui piaccia o non piaccia, c'è un X monte ore da dedicare ogni anno, tutta la varietà l'ho fatto. E se tu non dai, e se tu, non dà la possibilità ai tuoi collaboratori di fare quelle X monte ore all'anno di formazione, tu su quello quindi valuta negativamente. Devi essere valutato negativamente. Questo è l'unico punto. Quando io non andavo a fare i corsi obbligatori per persone, perché c'era l'agenzia del privato, eccetera, eccetera, e in quel periodo io lavoravo, avevo una comune amica, c'era la nostra comune amica che mi chiamava e diceva: Massimo, ma perché non stai mandando quelle persone a fare i corsi? Ok, va bene, ok. Quando la mandi? Allora devi mandare. Ok, va bene. Lì è la cultura aziendale che favorisce la formazione. Se sei il tuo capo e anche il pintore, la tua formazione non ne frega nulla perché pensa che sia una minaccia, e allora lì c'è poco da fare, devi cambiare. Il problema qual è che se tu non formi le persone, stai perdendo opportunità. Se nel frattempo si è generato, se ci sono dei nuovi prodotti, no? Facevi l'esempio del nuovo prodotto da acquistare e portarlo sul mercato. Poi perché? Perché tu ti sei informato, ragionato, eccetera. Poi se quella roba lì non c'è un minimo di formazione per fare quell'assistenza post vendita, perché sennò lui diventa talmente figo che poi il cliente gli ruba a lei, diventa penetratore dei fatti suoi. Ho capito, ma cioè, tu vendi il primo anno vendi la roba, poi a un certo punto riesce a fare qui il servizio post vendita e i clienti si incazzano. Il successivo che andrà a comprare da lei chiama l'amico a cui ha venduto il trattore a lui e dice: che sta succedendo? Guarda, io sì, il trattore è bello, però peccato che si è rotta la ciglia e non c'è nessuno che è in grado di sostituirlo. Tornino a comprare, no, perché lì ha avuto paura, casomai c'era la formazione di queste persone qua, generavano il meccanismo di apprendimento, di autoconsapevolezza, di essere talmente bravi, di uscire dall'azienda. Poi nel frattempo cosa ha fatto? Ha perso clienti, c'è la possibilità, andando informati, un nuovo programma di gestione aziendale, di nuovi linguaggi, tu sei un'azienda di consulenza, che fai? Non formi i tuoi dipendenti a quella nuova tematica, però qual è il rischio? Che nel momento in cui formi i dipendenti a quel nuovo programma, qualche concorrente li paghi di più e se li porti via. Ok, che fa? No, rimane attaccato alla pellicola anziché passare al digitale, che fai? Non ha senso. Non ha senso. Il non fare formazione è comunque un danno, mettiamola così, il non fare formazione è comunque un danno. Fai formazione, ti assumi un rischio in base alle tue responsabilità, nel frattempo qualcuno può uscire fuori. Poi rientriamo in un tema di clima aziendale, di situazione personale, di ruolo, di feedback, di carriera, di benefit. Perché logico che tutto ciò, come ci siamo detti, è tutto uno di qua e di qua, 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 incrociati, eccetera, eccetera. Non c'è una ricetta, è un abito sartoriale. Formazione, ok, perseguo determinate opportunità, basta solo la formazione, può bastare un anno, può bastare due, a un certo punto devi puntare anche su altro. C'è un tema di carriera, c'è un tema di ruolo, c'è un tema di denaro. Perché io sto formando, sto portando clienti, sto facendo sì che l'azienda possa raggiungere determinati obiettivi, e caro imprenditore, vivi nell'abbondanza. Qual è il principio guida di chi vive dall'abbondanza? Quello di condividere il risultato. Non è semplice. Di feedback ne abbiamo già parlato. Ecco, dove inizia? Tutto inizia da te. Tutto inizia dal leader, c'è poco da fare. Quindi, certo che se sei un non ti sei mai interrogato sul fatto di essere leader o meno, cioè io sono un leader, non sono boh, che significa leader? Non lo so. O c'è una persona che si mette lì, supporta e dà una mano, indica, no? Come fa una ragazza, indica il tragitto, indica il guida, dice lì l'obiettivo, guardalo, poi ha la possibilità di raggiungerlo da solo. C'è una persona che può dire qua sto io e di qua stanno tutti quanti, se ti senti, sono il capoccia, il mega boss, il leader massimo, o sei come Velasco che sta in mezzo al gruppo e... Dovete interrogarvi su che tipo di leadership avete.
Se un leader così, di quelli che si mimetizzano, c'è il cliente incazzato. Tieni il respiro, Mimo, vacci tu. No, è così. No, o sei così, eh? Con la speranza di fare una fine diversa, però, ovviamente, di Leonide. Però è così, cioè, se stai così. Ci sono quelli che si mimetizzano, eh? Cazzo, sono bravissimi. Sono bravissimi. O sei così, cazzo, petto in fuori e via. Sei il primo che si spaventa. Ragazzi, se voi siete i primi come leader che vi spaventate, se tu sei il primo che ti va in panico perché arriva il sindaco incazzato perché c'è qualcosa che non va e vai in panico, secondo te le persone che stanno con te che fanno? Comincia a ballare la pizzica in stanza praticamente, cioè, fai corsi di autoapprendimento di pizzica salentina. O si è deciso, guardo deciso di affrontare, questo è importante. Eh? Eh sì, è diversity. No, prima c'era Velasco, scusa, prima c'era Leonida. Dove è indeciso la donna? No, lui è lo spaventato. Cazzo, questo ti sembra, guarda lo sguardo di questo, ti sembra uno sguardo indeciso. Io, cioè, mi mette suggestione, è una slide, mi mette suggestione a guardarla. Se sei messo davanti avrei paura, dimmi. Indecisa è la persona donna, allora per fare i commenti noi qua. Nella figura femminile. No, che ha fatto lui. Non ti dà l'idea dell'indecisa questa qui, assolutamente. No, ha detto decisa, non indecisa. Ok, lei è la decisa, lui è l'indeciso, ok? A prescindere dalla comprensione di cui prima, ok? Siete uno così, eh? Cioè, non gli si può fare una domanda che subito si incazza, o siete così? E guarda che è profonda la differenza, il clima aziendale che si crea, i feedback che si dà, la modalità di dare feedback. Questo è uno per cui per definizione tutto fa cagare, sostanzialmente. E guai al primo che fa domande. I tuoi collaboratori sono così? Come li vedi? Li vedi così? Eh? Eh? O stai così in mezzo ai tuoi collaboratori? Sei così? Eh? Oppure hai distribuito le attività in modo salutare per te all'interno della tua azienda con i meccanismi di controllo e di feedback che ci vogliono. Quindi delega e controllo ci vuole sempre, di misurazione. Quindi, qual è il tuo stile? Come gestisci le tue persone? La tua comunicazione, come la giudichi? Come guidi, orienti, motivi le tue persone? Quando un tuo collaboratore è in difficoltà, che fai? Gli schiacci la testa? A da morì? O lo aiuti? O te ne freghi? Quanto tempo dedichi ai tuoi collaboratori? Che non è il andare a rompergli le scatole, fai così, no, è diverso. Raccontami cosa stai facendo, non in questo oggi, no, ma dimmi un po' come sta andando, raccontami cosa stiamo facendo. C'è domande aperte, dia lui le risposte, che sia proattivo, che sia anche propositivo. Quanto tempo e risorse dedichi alla tua formazione, a quella dei tuoi collaboratori? Questo è un messaggio importante. Leader non si nasce, ma l'hanno spiegato, si costruisce, però dovete impegnarvi. Quindi se vuoi cambiare gli altri devi prima cambiare te stesso, devi essere disposto a metterti in gioco in prima persona, devi comprendere il valore della formazione, non dico la formazione, proprio del formarsi, dell'apprendimento, dell'autoapprendimento. Leggetevi un libro di management ogni tanto, oltre che Camilleri. Devi essere in prima linea e devi essere coerente. Attenzione, poi non è una questione di stile, alla fine, è una questione di fatti. Cioè tu puoi fare tutti i corsi di leadership che vuoi, ma se la tua azienda è in crisi e ti presenti in Bentley, significa che non ha capito un cazzo. Ciò che conta sono i fatti, ok? Non lo stile, sono i fatti. Per cui
take action, passate all'azione. E come ieri, c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Merci, questi sono i miei contatti, adesso io vi darò i miei bigliettini da visita, se avete i vostri sono ben accetti, altrimenti scrivetemi. Mi trovate su, ecco, Green Apple è la società, la cooperativa con cui lavoro in Puglia, qui a Lecce, è la mia veste leccese locale, altrimenti come dire, da Roma in su sono C2T Consulting Coaching Training. Mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Facebook, chiedetemi tranquillamente amicizia, relazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo appunto è Green Apple a Galatina, quello di cui ci occupiamo. Grazie delle due mezze giornate, spero che vi possano essere stati utili, come più che per aver trovato soluzioni, per aver messo qualche strumento nuovo nella vostra sacca di lavoro. Grazie. Noi ringraziamo te invece. Sicuramente abbiamo molto apprezzato il tuo intervento, così hai capito dalla mole di domande e da quante volte ti hanno fermato o hanno approfittato della pausa caffè per interagire con te. Buon sintomo, vuol dire che effettivamente le tematiche sono di forte interesse e rispondono alla vostra attenzione. Ti ringraziamo di nuovo. Grazie a voi. Speriamo che sia un piacere all'inizio, magari. È stato quando capita sono c'è, perché me spesso sono a Lecce, per cui la mia agenda è abbastanza affollata, però se ci sentiamo per tempo, un momento diciamo, ci sì, con molto piacere diciamo, riusciamo ad andare a Lecce sicuramente. O lo stesso ovviamente per voi, insomma, per avere dei contatti, se ci sentiamo.